Ciao ragazzi, ciao a tutti quanti, come state oggi? Benvenuti in questo nuovo video! Stage molto natalizio, mi piace da morire questa cosa. Sono qui, ops, a consigliarvi, da farvi un po' da... vi farò un po' da personal shopper, perché vi consiglierò alcuni regali di Natale per lei, quindi o per voi stesse, oppure per la vostra amica, se magari siete dei maschi disperati che non sanno cosa comprare. Insomma, vi aiuterò a spendere i vostri soldi. So che non è complicato da fare come cosa, ma vi aiuterò io. Tranquilli, vi aiuterò io. Cercherò di dirvi più o meno tutti quanti i budget, quindi da low cost ad high cost, quindi anche zero soldi, quindi per tutti i gusti e tutti i generi. Perché mi sono fatto anche una lista per tutti quelli che dicono che non sono una persona seria. Ho anche una lista di cosa stiamo a fare. Io farei come primo regalo un set di Lush. Sapete che Lush è questa marca che fa dei prodotti che non vengono testati sugli animali, prodotti che sono molto buoni, profumatissimi, carissimi, hanno delle forme carinissime. Vi lascio prendere qui delle foto magari. E durante il periodo natalizio Lush fa dei pacchetti, fa dei set regalo. Vi lascio anche qua sopra nell'info box il mio haul di Lush, che è stato uno dei miei primi carini da fare come regalo, anche per il bagno, le creme, i saponi, tutto. Quindi vi straconsiglio, tutto naturale, non testato sugli animali. Top raga, cioè top. Costo zero invece io proporrei, magari per i compagni di classe o cose del genere, delle cose fatte in casa. Su YouTube ci sono tantissimi DIY di qualunque minima cazzata, pure come alla ciasse delle scarpe, ne ho visti veramente di tutti i colori raga. Pure il peggio scemo rincoglionito riuscirà a fare qualcosa. La luce sta calando, però vabbè, non aspettavo. Potete fare i biscotti, fare dei biscotti, sapete, i cookies, quelli grandi o magari quelli al cocco, non so, e impacchettarli uno a uno con la targhetta, quindi non so, Simone Tizi, il nome. Se proprio volete essere degli sciccosi, mettere due foglie, magari quadrifoglio, oppure quel fioccolo che si appiccica ai pacchetti, per essere veramente al top e darne uno a tutti. Uno a tutti, uno per ognuno, e magari darli all'interno di un cesto, quindi verrà veramente una cosa strafiga, perché un cesto con tutti questi biscotti impacchettati, cioè, fa veramente una porca figura. E poi siete comunque, alla fine conta il pensiero. So che tu che guardi questo video in realtà dirai: ma che cazzo dici? No raga, veramente, cioè, almeno tra amici, compagni di classe, così conta il pensiero. Poi ovvio, i nonni, scherzo, nonna, io ti adoro. Ho anche delle cose magari fatte in Fimo, che come me, chi può saperlo se non io che lavoro al Fimo, potete fare qualche creazioncina apposta per qualche persona, eccetera. Un altro regalo che vi posso consigliare è un classico, i profumi. Per non andare sulla full size, quindi il prodotto che è tantissimo, tantissimo profumo, io andrei sulle mini size, visto che comunque è un regalo, non è che... poi magari per un vostro amico così colà, non volete spendere un botto, allora cambiare un po', non fare il classico profumo, Io andrei su delle profumazioni o su delle marche un po' particolari. Per esempio questo qui, che è Fresh di Moschino, che è fantastico perché si spruzza come quello per lavare i vetri. Quindi c'è, raga, è il top, perché al posto che lavare i vetri in realtà è un profumo. Oh mio Dio! Solamente Moschino ci poteva arrivare a questa tresciaggine. Fresh mi sembra stra divertente. Fare sono i set di pennelli, quindi andiamo ad abbassare ancora un pochino il prezzo, perché su eBay se ne trovano veramente un sacco di set di pennelli, se ne trovano tantissimi. Io l'ho fatto a mia sorella un po' di anni fa, e ovvio non erano pennelli di Giorgio Armani, erano quelli semi cinesi, anche se alla fine erano comunque buoni, e tantissimi all'interno del set. Quindi potete benissimo prenderli e regalarli, così fate vedere alla persona tutta una facciata di pennelli che esistono nel mondo, e poi sarà lei a comprare quello che veramente gli serve nella sua di marca, ecco. Fare un regalo più mirato, quindi sapete già che pennelli utilizza la persona che volete fare il regalo, potete comprarli, marca di Neve Cosmetics,
che mi hanno detto, beh, io naturalmente non li metto, cioè, perché so che sembra truccato, sembra che ho la pelle limpida e profumata, però in realtà non li uso. E quindi molti mi hanno detto che si trovano benissimo con quelle di Neve Cosmetics. Quindi io a voi lo dico, a voi lo nego, ciao. Andiamo di moda, i libri Color Therapy, che vi lascio qui, sempre. Sono questi libri che sono veramente fantastici, dove... fatti per adulti, dove le persone si divertono a colorare, passare il tempo e appunto colorare queste immagini, che sono immagini per adulti, quindi non hanno i bordi larghi, bisogna essere anche precisi, e è scientificamente provato che rilassa la mente, rilassa il corpo, rilassa tutto quanto, e l'ha fatto un libro del genere anche Alessia Marcuzzi. Quindi se voi siete fan, per esempio io amo il Grande Fratello e la seguo sempre, però se magari conoscete qualcuno che è veramente fan, che li compri il libro Color Therapy di Alessia Marcuzzi. Per fare i classici rossetti, trucchi, roba del genere, io vi consiglio la marca Mulac, che l'ha fatta la Sindina, quindi è una ragazza giovane che qualunque persona di noi, è stata veramente brava perché da sola si è creata questa marca, questo marchio, e quindi direi di supportarla, visto che è una giovane come noi, al posto che dare soldi a Mac, a Kiko e cose, io sinceramente darei i soldi per un prodotto buonissimo come quelli di Mulac, che sono testati sugli animali, che sono prodotti bio, eccetera. Così facciamo girare anche un po' così la creatività italiana di questa ragazza. Spero di esservi spiegato. Se questa mini rubrica vi è piaciuta dei regali di Natale, fatemi sapere se darete uno dei regali che vi ho consigliato qui. Naturalmente vi ho detto, vi ho detto alcuni, ma ce ne sarebbero a milioni. Oh, mi sono sexy, mi cade la spallina. E niente ragazzi, vi mando un bacione a tutti, ricordatevi che a Natale conta il pensiero. Un bacione a tutti e alla prossima.